Mentre il NIST sta lavorando ad una nuova special publication sul tema del patch management per definire metodologie, strumenti e tecnologie per poter agire correttamente questo complesso processo. Nel mentre, cosa stiamo facendo? Ma è inutile che ci celiamo dietro un velo di ipocrisia dicendo che è tutto difficile, che abbiamo mille cose da fare in esercizio ed in collaudo e che è complesso e che non possiamo stare appresso a miliardi e miliardi di bollettini di sicurezza. Perché se fate così, è corretto che il data breach ve lo facciano e da una parte vi starebbe anche bene. Ma qualche linea guida occorre che ce la diamo. Le cose importanti da fare e sulle quali dobbiamo prestare massima attenzione sono circa 4. La prima cosa che dobbiamo fare è classificare tutti i prodotti utilizzati all'interno dello stack software della nostra applicazione, dal sistema operativo alle componenti database, fino alle piccole librerie di terze parti open source presenti all'interno dei nostri software. Vedrete che la lista non sarà superiore ad una quarantina di righe, qualora abbiamo ordinizzato bene il nostro sistema. La seconda cosa da fare è presidiare con costanza le vulnerabilità pubbliche sulle componenti classificate precedentemente, discriminando tra quelle altamente critiche, come le remote code execution, le code injection con score pari e maggiore a 9, da tutte le altre. La terza cosa, dobbiamo conoscere a fondo la nostra esposizione al rischio, dando priorità di patching alle vulnerabilità esposte su internet, superficie di rischio altamente esposta. Ad esempio, se un servizio con vulnerabilità con score 10 esposto solo su una subnet specifica nella nostra intranet aziendale accessibile solamente a pochi ADTT, ovviamente il rischio sarebbe molto minore e potrebbe essere fatta dopo cose altamente più critiche. La quarta cosa, pura operation, è procedere continuamente ad effettuare l'innalzamento delle patch, ma con massima priorità a quelle critiche e altamente esposte che abbiamo analizzato in precedenza. Ma lo so che starete pensando, ma tu sei matto, tutto questo, ma come facciamo a farlo? È altamente complesso, richiederebbe un esercito di persone, ma come possiamo farlo? Premesso che ognuno di noi deve conoscere a fondo e bene come funzionano i nostri sistemi, cosa non sempre scontata, l'organizzazione e i processi consentono di semplificare tantissimo la catena di attuazione. Ma diciamo anche che esistono dei software capaci di automatizzare il processo, che si chiamano appunto sistemi di patch management, che consentono di automatizzare il modello fornendo, oltre che ai bollettini, cosa dovrete aggiornare all'interno della vostra architettura software. Quali sono? Questo scouting dovrete farlo da soli, sulla base delle vostre esigenze, magari con qualche query mirata, come ad esempio top 10 patch management tool. Questi sistemi possono essere open source, magari utilizzabili da una piccola e media impresa, ma ne esistono anche di grandi, progettati apposta per le grandi enterprise. E ricordiamoci sempre che queste applicazioni non sono altro che dei servizi come tutti gli altri, come ad esempio un database, un application server, e installiamo chili e chili di schifezze software all'interno delle macchine in esercizio e questi sistemi che consentono di industrializzare il patch management e consentirci di evitare dei clamorosi data breach, non lo facciamo? Perché no? Dai su, patchate i sistemi! Red Hot Cyber è un canale che parla di sicurezza informatica ed è presente su LinkedIn, Facebook, Telegram ed Instagram. Iscrivetevi in modo da rimanere sempre al corrente delle pubblicazioni giornaliere. Potete inoltre guardare altri interessanti video sulla sicurezza informatica proposti nel canale YouTube. Mi raccomando, cliccate in basso per iscrivervi e sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video che verranno pubblicati. Red Hot Cyber, conosci il rischio per starne lontano. Arrivederci!